amici di Screen Geek, salve e buona domenica, come state? Oggi volevo parlarvi di uno dei miei giochi preferiti, che sicuramente conoscerete anche voi, ovvero The Sims. Io mi ritengo un'esperta di The Sims, ci ho giocato dalla prima edizione e ci ho passato veramente tantissime ore a creare, modellare, distruggere famiglie, case e a uccidere poveri innocenti simmini su via. Chi non l'ha fatto? Lo so che toglievate anche voi la scaletta dalla piscina. Per questo motivo ho deciso di raccogliere 10 curiosità su questa fantastica e famosissima saga. Cominciamo! L'idea per The Sims nacque nel 1993 dalla mente del programmatore e creatore di SimCity, Will Wright. Nato come un programma di architettura, Wright decise di inserire appunto degli esseri umani, dei Sim, per simulare la vita di una normale famiglia americana moderna. La prima volta che il progetto fu mostrato agli sviluppatori della Maxis, fu aspramente criticato, specialmente dal board director Jeff Brown, che lo definì come un simulatore di case di bambole e diede del pazzo a Wright. 3. Dopo il successo di SimCity 3000, però, Wright ebbe l'opportunità dalla Maxis di sviluppare The Sims. Alla sua uscita nel febbraio del 2000 diventò uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. A battere il suo record fu The Sims 2. Ci sono tantissime indiscrezioni e studi sulla lingua dei Sim, il Simlish. Si dice che sia nata sulla base della lingua degli indiani d'America Navajo, anche se contiene elementi e strutture da ben 8 lingue esistenti. I disastri sono una parte fondamentale del gioco. Si dice che l'idea venne a Wright dopo che un incendio bruciò la sua casa distruggendola. Dovette così ricostruirla rivedendo la struttura da un altro punto di vista e questo gli diede appunto l'idea per il programma di architettura che poi diventò The Sims. Il termine Simoleon o Simoleon è stato coniato nel XIX secolo, esatto, non è originale del gioco. In Gran Bretagna esisteva una moneta chiamata sixpence, che valeva circa 6 penny, ed era chiamata comunemente Simon. La moneta veniva abbinata all'oro francese napoleonico, anch'esso detto Napoleon. Da questa combinazione nacque il termine Simoleon o Simoleon. Moltissimi artisti di fama internazionale hanno registrato alcune delle canzoni più popolari in Simlish. Tra questi troviamo Katy Perry, i Fun, i Black Eyed Peas, Jason Derulo, Nelly Furtado e le Pussycat Dolls. Già dal primo gioco di The Sims, Wright si divertì ad inserire un simpatico virus denominato poi virus del porcellino d'India. All'inizio gli utenti non riuscivano a capire come mai i loro Sim continuavano a morire, non capivano quale fosse la causa, scoprendo che poi il colpevole era proprio il porcellino d'India. Il primo oggetto creato da Wright è stato un gabinetto. Nella prima versione di The Sims potevi utilizzarlo o pulirlo. È stato il primo oggetto ad avere un utilizzo diverso a seconda se il Sim era maschio oppure femmina. Il gioco è pieno zeppo di segreti, ma anche di easter egg. In una delle espansioni di The Sims 3, dove è possibile viaggiare nel tempo, ci sono messaggi che provengono dai mondi di Mass Effect e di Dragon Age Origins. Bene, spero che le curiosità su questa saga vi siano piaciute. Se giocate a The Sims, fatemi sapere qual è il vostro preferito, se avete giocato al primo, con un commento qua sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e mi raccomando visitate www.screenweek.it o scaricate la nostra applicazione. Ciao ciao!